Giovanni Macri, sindaco di Tropea. Siamo alle battute conclusive della processione del Venerdì Santo. Ripartono le processioni a Tropea, riparte la vita a Tropea. È un segnale importante di ritorno alla normalità. Cioè, un rito così importante mancava da anni, quindi è stato sempre molto apprezzato nella nostra città, mancava, richiesto, quindi una bella cosa, quindi un segnale positivo per lasciar ben sperare per il prossimo futuro. Padre Francesco La Ruffa, responsabile della Chiesa del Gesù di Tropea. Ripartono le processioni, riparte l'attività del culto a Tropea. Sì. Buonasera. Questa sera finalmente, dopo ben 2 anni, abbiamo potuto riprendere la nostra processione. È il Cristo morto, un'opera in legno dell'inizio del Settecento, portata qui dai gesuiti del tempo e proveniente da Napoli. C'è una devozione molto forte. Questo Cristo, tutto in legno, esce una volta l'anno, solo la sera del Giovedì Santo, e percorre tutte le strade cittadine. La gente veramente lo segue con affetto e con amore. Io credo che mai come questa sera abbiamo fatto una processione silenziosa, tranquilla, serena, con tanta gente che viene anche dai paesi vicini. Forse, come dire, il taglio di 2 anni ci ha indicato che certi valori dobbiamo saperli riprendere e conservarli, e noi questo ci auguriamo. Questa chiesa dedicata a Gesù, perché viene dai gesuiti, e abbiamo tutto conservato come l'hanno lasciato loro nel 1767, noi siamo i redentoristi, figli di Sant'Alfonso dei Liguori, e abbiamo conservato tutto com'era, niente alterato. L'hanno fatto loro ed è un vanto per noi poter continuare questa grande e bella tradizione. Non so che cosa posso dirvi di più. Tu vieni da fuori, forse è la prima volta che lo vedi, ma per noi è sempre un'emozione, come in ogni paese. Quando c'è una processione c'è un'emozione unica. Ognuno ritorna indietro, si rivede bambino, si rivede giovinetto, si rivede grande, e continua quel cammino che è lo stesso cammino religioso che facciamo un po' tutti. È un cammino non solamente di sentimenti, ma anche di guardare la vita in avanti. Io credo che questa sera i miei compaesani, perché anch'io sono tropeano, di origine tropeana, anch'io sono tropeano, credo che i miei compaesani hanno appreso questa semplicità che può essere una processione che accompagna niente di meno che un uomo morto e una mamma addolorata. Ma sono gli elementi della nostra vita umana che ci incutono questo rispetto e questa devozione. Vi auguro a tutti voi che mi state ascoltando ora di poter rivivere l'emozione nel vostro cuore e nella nostra fede cristiana. Vi benedica Dio e vi auguro tanta, santa, buona Pasqua.